Nella vicenda che riguarda Giannuso e Pippo Gianni, sono state ritrovate le schede, che si erano state, le teste elettorali che sono state perse, in tribunale, ed è stato indagato anche uno dei dipendenti del tribunale. Adesso che cosa accade? Ma si è chiuso un ciclo di investigazioni con questo risultato e naturalmente la chiusura delle indagini verosimilmente prelude all'esercizio dell'azione penale, salvo che non vi siano altre acquisizioni. Però evidentemente non escludo che noi come autorità inquirente possiamo essere interessati ad approfondire taluni aspetti che questo primo ciclo non ha potuto sviluppare approfonditamente.